Ebbene sì, sta succedendo di nuovo. Quanto tempo, non so quante persone ancora siano iscritte al canale e vedono questo video, ma è ritornata la voglia e sono qua. E la voglia di rifare una cosa che ho sempre adorato fare, parlare della Roma, è nata da questa immagine qua. Un'immagine che nella sua semplicità, probabilmente nella sua paraculaggine, rappresenta tantissimo, cioè il voler riavvicinarsi ai tifosi da parte di una nuova presidenza, di una squadra importante, riallacciare i rapporti con una tifoseria che negli ultimi 10 anni aveva perso tanto dei sogni, dell'attaccamento anche alla squadra per delle scelte abbastanza discutibili che abbiamo visto. Ed è anche per questo in realtà che non ho voluto parlare tanto della Roma, non ho mai sentito quella voglia, perché dopo la cacciata di Totti, la cacciata di De Rossi, la vicenda Spalletti, le eliminazioni varie da coppe in modo più o meno indecoroso, Monchi e la questione dello stadio, mercati inesistenti, fatti sempre a vendere, poco a comprare, dirigenti indegni, eccetera, eccetera, eccetera. Soprattutto quello che abbiamo vissuto con l'era Pallotta un po' ha fatto perdere i sogni di bambino, no? Ma devo essere sincero, nell'ultimo periodo questo sta ritornando e voglio essere qua. Voglio ricominciare a essere qua e parlare di una squadra che è importantissima per me, è sempre stata fondamentale, come per chiunque romano, romanista. E voglio cominciare con una vittoria importante, Roma-Parma, 3-0, Borja Mayoral e doppietta di Mkhitaryan, perché secondo me questa partita rappresenta tanto di quello che era in passato, di quello che è oggi e di quello che può essere in futuro. Un allenatore bisfrattato dall'inizio del campionato, che però sta dimostrando di avere un'idea di gioco ben definita. Ad oggi è il miglior attacco del campionato, superato forse dal Sassuolo ieri sera, non ho controllato, e imbattuta, se non per la vittoria a tavolino concessa al Verona. Una squadra terza in campionato, a 2 punti dalla vetta, che si era già giocata con la capolista, riuscendo a recuperare 3 volte uno svantaggio. Si era giocata con la Juventus, pareggiando. La prossima partita sarà contro il Napoli, in Europa League procede benissimo. E oggi questa partita, con questi giocatori a segno, secondo me ha una grande rappresentazione simbolica di quello che può essere il futuro di questa squadra. Il primo gol è segnato da Borja Mayoral, giocatore che con il tifoso 2.0, il tifoso da social, è stato subito bisfrattato, etichettato come pippa, quando poi non gli sia stato tanto tempo di fare nulla. Assist di Spinazzola, un altro che, se era buono, te pare che la Juve ce lo dava a noi, abbiamo dato Luca Pellegrini per Spinazzola. E Spinazzola è probabilmente il miglior giocatore della Roma dell'inizio di questo campionato. E doppietta di Mkhitaryan. Te pare che se era buono l'Arsenal lo lasciava andare via gratis? C'ha l'anni di mio nonno, come fa a giocare 6 gol nelle ultime 3 partite? Per dire, questa è una squadra formata da un connubio, secondo me, perfetto di giocatori di esperienza e giocatori giovani. Perché in attacco abbiamo Mkhitaryan, Pedro, Zeko, che affiancano e permettono la crescita di Borja Mayoral, per esempio, ma anche di un Zaniolo che ora è infortunato, ma comunque sta là. A centrocampo, stessa storia. Perché abbiamo da una parte il giovane Villar, Veretout, che comunque è giovanissimo, un Cristante che con l'esperienza di 2-3 quartisti eccezionali come Pedro e Mkhitaryan stanno crescendo tantissimo, e si vede in difesa Smalling che fa da chioccia, tra virgolette, ai vari Kumbulla, Mancini, Bagnez, e un portiere
39enne, se non sbaglio, 38enne, come Mirante, che sta dando delle sicurezze importantissime a questa squadra. Una squadra che vince, convince, che vince 3-0, ma poteva dilagare. Chiaramente si è vista l'intenzione di Fonseca nel secondo tempo di rallentare i tempi, ovviamente, visto i tanti impegni, visto il Covid, visto la situazione attuale del campionato, del calcio in generale, in cui un giorno hai un giocatore, il giorno dopo, se quello risulta positivo a un tampone, non ce l'hai più, quindi tanto vale preservare le energie per chi per ora gioca. E comunque una Roma che sta lì in alto e se la può giocare. Sono fiducioso che se la possa giocare per traguardi importanti, che non debba essere necessariamente lo scudetto, ma anche una Coppa dei Campioni, non ci fa schifo, con una presidenza che ha più presenza allo stadio dall'inizio di questo campionato che Pallotta in tutta la sua gestione di una decade, vorrei ricordare. Poi, ripeto, quell'immagine con la mascherina e il vecchio stemma colpisce al cuore un po', no? I tifosi più attaccati alle tradizioni, e lo dice uno che c'ha una sciarpetta. Per i più anziani o i più informati lo sanno, questo è del 1982, del secondo tricolore, quindi insomma è nulla. E ricominceremo, siamo qua, voglio esserci, voglio ricominciare seriamente, anche perché ho un altro canale in cui tratto un percorso un pelo più artistico, diciamo così. Io insomma studio, sono quasi laureato, mi manca poco, beni culturali, cinema e spettacolo. Quindi insomma questo è il mio campo e questo voglio condividere, la mia grande passione e quelle cosette che sto imparando per nella vita fare questo lavoro qua. E nulla, come una volta, io vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, mi abbasso Lazio.